continua a far discutere in città lo scontro che sta caratterizzando il festival, che sarebbe dovuto essere invece degli incontri. Se qualcuno pensava di trasformare il decennale del terremoto dell'Aquila in un luna park privato della sinistra, si sbaglia di grosso. Così il sindaco Pierluigi Biondi in conferenza stampa in merito alle dichiarazioni rese dalla direttrice artistica del Festival degli Incontri, Silvia Barbagallo, che lo ha accusato, senza mezzi termini, di voler censurare la presenza di Roberto Saviano e Zero Calcare alla manifestazione prevista dal 13 al 15 ottobre nel capoluogo di regione. Non ho mai avuto il piacere di conoscere personalmente né telefonicamente la Barbagallo e le dichiarazioni rilasciate ad un'agenzia di stampa in cui mi si taccia di voler vietare la presenza in città di alcuni personaggi sono curiose, se non addirittura false, spiega il sindaco. In realtà ad oggi non esiste un programma definitivo, ma solo una bozza di location e presunti incontri pubblici e spettacoli con ipotetici protagonisti, dei quali non si conoscono adesioni né compensi. Il Comune ha sottoscritto un accordo con il MIBAC nel quale si parla di promozione e condivisione congiunta degli appuntamenti legati al decennale. Come sindaco ha il diritto di conoscere gli eventi che verranno finanziati per complessivi 700.000 euro, fondi pubblici degli italiani e destinati a iniziative per commemorare una tragedia nazionale e non una festa di partito, ricorda Biondi. A me non interessano i nomi, non ho mai esercitato forme di censura in nessun modo. Da un anno a questa parte circa ho anche la delega alla cultura. Si può chiedere a ogni istituzione culturale di questa città, da quelle più grosse a quelle più piccole, se mi hanno mai sentito chiedergli cose, fare segnalazioni o limitarne la professionalità. Poi naturalmente che Saviano e Zero Calcare non mi siano simpatici, questo è un altro paio di maniche, ma quello rientra, diciamo, nei gusti personali. Non si è fatta attendere però la replica della Barbagallo. A Newstown, precisa la Barbagallo, che il programma del festival era stato approvato a luglio da un comitato di saggi istituito attraverso un'intesa firmata da MIBAC e Comune. La ricostruzione fatta dal sindaco Biondi per lei è imprecisa. Io sono stata nominata direttore artistico ad aprile dopo aver partecipato a un bando. All'inizio il festival si doveva fare a luglio, un'impresa impossibile. All'Aquila, ha precisato la Barbagallo, sono stata diverse volte, ho partecipato a diverse riunioni proprio nella sede del comune. Al comune ho mandato diverse mail, comprese quelle in cui chiedevo le specifiche relative all'uso dei luoghi, alle quali non ho mai avuto risposta. Il programma del festival è stato approvato dal comitato. Non so perché il sindaco dica di non averlo mai ricevuto, mi pare che questo sia però un problema interno al comune, non mio. Abbiamo tutta la parte grafica, creativa e d'immagine pronta da fine luglio, ma non ci sono i soldi per pagare chi ci ha lavorato. È stato fatto il sito e il piano di comunicazione, ma se non sbloccano i fondi, Biondi non ci ha messo in condizione di poter chiudere la produzione. Il sindaco può anche fare conferenze stampa da solo, ma non è in grado di raccontare seriamente questa storia, conclude.